Allora, Fabio Tuia. Ciao. Allora, dalla piazza allo sport perché? Questa è come casa mia, cioè io sono cresciuto in palestra, ho tanto sangue su questo ring. Sono entrato in palestra a 16 anni e mezzo, ero un ragazzino timido e insicuro. Poi Livio Carli è stato dietro, un allenatore, come un papà, e mi sono accorto che menavo tutti e mi si è aperto un mondo, mi ha dato una certa sicurezza. Racconta la tua storia sportiva, sei stato campione italiano di? Ma ho vinto il primo titolo dei juniori, dei ragazzini, così appena fatto 17 anni, ero entrato da 6 mesi in palestra, ma ero forte. Da dilettante ho vinto il titolo nazionale, ma in seconda serie di assoluti ho perso in un Camarelli, ho fatto una super carriera di dilettantistica. Passo professionista, 25 anni, sono campione d'Italia dei professionisti, dei massimi leggeri, e andavo veramente forte, ero ben quotato anche a livello internazionale. E purtroppo la mia vita ha avuto veramente tanta roba, mi prendevano per matto, però... In che senso? C'è stato tanti alti e bassi, tanti dolori. È morta mia sorella, di overdose, mi ha stravolto tutto. Mi ha stravolto tutto perché dopo non riuscivo più a combattere, non mi rendevo conto. La mia testa non funzionava più io ho chiuso la carriera. L'ho chiusa combattendo come in Germania con un certo Marco Huck, che poi è diventato campione europeo per il titolo europeo. Io ero sfidante titolo europeo. E là, mi ha chiuso la carriera, sono stato fermo 4 anni, che non sapevo più dove ero. Però là, quella là, la mia prima grande caduta è stata quella. Dopo ne ho avuto altre, però quella là è stata la mia prima grande caduta, perché là veramente toccato il fondo, ho cominciato a cercare Dio e mi ha stravolto tutto. Dopo il cammino, dopo un anno nel titolo europeo, mi stavo perdendo tutto, crisi con la donna della madre dei miei figli, la donna della mia vita, che sta visto 5 figli, e là sono andato in crisi, sono scappato via. E dove vado? Sono andato fuori il cammino di Santiago. E ci credete o no, ma la testa e la torre hanno cominciato a funzionare sempre meglio, andato sempre pian piano, mi sono ripreso la mia vita. Sono tornato da Santiago, mi sono letto e riletto la Bibbia, tutta quanta, dal cima a fondo, non mi era mai successo, non ero neanche un uomo di fede, ero tutt'altro. Però cavolo, funziona, da un po' alla volta mi sono... questi li ho fatti dopo il cammino, ero sempre un pugile professionista che menavo forte. Sono tornato sul ring dopo 4 anni d'assenza, tipo era successo qualcosa di simile a Tyson, a Cassius Clay, non mi metto in paragone con loro, però i pesi sono quelli, però sì, i pesi sono quelli, però insomma sono andato in crisi 4 anni di fermo, torno sul ring, torno campione perché c'ero, insomma, no? È come andare in bicicletta, insomma, no? 32 anni, dopo 4 anni di fermo, torno, che faccio tutto altro, torno sul ring con la fede, torno campione d'Italia, la prima difesa del titolo, però Dio aveva altri progetti, secondo me, li abbiamo visti dopo. Dio aveva altri progetti perché è la prima difesa del titolo, perdo ai punti, maiamente, il titolo che secondo me non meritava la sconfitta, però è andata così. E dopo 3 giorni, per caso, i Topolini, stabilimento balneare qua a Trieste, erano in mano ai Bulletti, e allora scrivo dopo i 3 giorni fatidici, che sono sempre nella Bibbia, 3 giorni, scrivo, se vede che non sono più un gran cap alla box, adesso vado là ai Topolini a liberarli dai bulli. Ed era il mio primo messaggio politico, e là, senza volere sono diventato un personaggio politico, perché ho visto che la gente ascoltava un ex campione di box, che insomma un duro, una figura diversa. Dopo sono stato eletto, ma io lascio la politica da box, dopo figli, una cosa c'è da dire. Quando sono tornato campione dopo anni, è stata una cosa incredibile. Io la sera là concepiamo
il nostro terzo figlio. Lo chiamammo Gesù, Jesus, frutto della fede e dell'amore ritrovata. Inizia a far politica, e dopo sono consigliere comunale, torno di nuovo campione per la terza volta, campione d'Italia dei pesi massimi. Per la terza volta non è tanti che hanno fatto, però da consigliere comunale poi credo che sono l'unico che non c'è mai stato un politico che in attività politica fa anche, era anche un campione di boxe. Tanti pugili dopo se ne erano ricordati, ma nessuno durante. Però è successo qualcosa di incredibile e questo mi ha cambiato tutto. Questo figlio che abbiamo chiamato Jesus, nel frattempo avevamo già concepito la quarta figlia, aveva dei problemi di salute, non sapevamo quanto gravi che erano. Concepito che ero l'uomo più forte d'Italia, mia moglie faceva gare di corsa. E mi danno una settimana prima della difesa del titolo, mi danno la diagnosi che Gesù, ha una malattia genetica rara che non portiamo né io né mia moglie, una mutazione ex novo che ha portato a una disabilità gravissima. Domando Fabio. Mi ha distrutto. Poi tu sei stato anche, lavoravi come facchino in porto. Ah, ho sempre fatto il porto, no, io ho sempre fatto il portuale. Tu hai una storia da raccontare soprattutto. Mi devo essere tra il porto a 18 anni, mi devo fare la boxe, la politica, sono riuscito la politica. E ti hanno licenziato, giusto? Sì. Mi hanno licenziato? Mi hanno licenziato perché scioperavo, No, guarda, l'ultima cosa che ci devo dire, guarda, perché veramente per me mi ha stravolto tutto. Quando mi hanno dato la diagnosi, 3 giorni prima della difesa del titolo, veramente, pochi giorni prima, l'ho distrutto, parlo il titolo, vabbè, chi se ne frega. Quello che è successo io, dopo, veramente mi sento distrutto, ero perseguitato, ovviamente la fede per me era diventata veramente reale con questa croce enorme di questo figlio disabile, di nome Gesù. Distrutto delle ore, ho detto basta, non ce la faccio più, adesso scappo via, non torno mai più in Italia, non riesco a sopportare questa croce, è troppo grande, non posso sopportarla, una croce più grande come un figlio disabile. E succede, qua ero in Polonia, e succede che vado, scappo via, arrivo a Lourdes. A Lourdes, certi posti, tornato da Lourdes, io comincio ad andare a messa ogni giorno a fare quello che facevo, ero distrutto, non potevo sopportare questo dolore di questo figlio, però Gesù ti aiuta a portare la croce. Fabio, aspetta, ancora una cosa. E dopo qualche giorno mi hanno chiuso le chiese che si poteva ancora andare al bar, io andavo a messa ogni giorno, che è iniziata la farsa pandemia, ho detto per me è stata come una missione. Fabio, adesso programmi i produttori, torniamo sul ring, come si sviluppa la tua carriera sportiva? Adesso un po' di tempo, così mi alleno un po', sto facendo le visite, mi piacerebbe tornare sul ring, fare ancora qualche mezzo, comunque se sto bene, ormai ho passato gli anni buoni, però io ero campione d'Italia dei pesi massimi fino a non molto tempo prima che inizi la farsa pandemica. Allora, su questo sacco qua, ci mostri i ganci tuoi? Grazie Fabio. Grazie Fabio. Fabio Tuia. Ciao. Allora, dalla piazza allo sport perché? Questa è come casa mia, cioè io sono cresciuto in palestra, ho tanto sangue su questo ring. Sono entrato in palestra a 16 anni e mezzo, ero un ragazzino timido e insicuro. Poi Livio Carli è stato dietro, un allenatore, come un papà. E mi sono accorto che menavo tutti e mi si è aperto un mondo, mi ha dato una certa sicurezza. Racconta la tua storia sportiva, sei stato campione italiano di?
Ma ho vinto il primo titolo dei juniors di ragazzini, così appena fatto 17 anni, ero entrato da 6 mesi in palestra, ma ero forte. Da dilettante ho vinto il titolo nazionale, ma in seconda serie di assoluti ho perso in un Camarelli, ho fatto una super carriera di dilettantistica. Passo professionista, 25 anni, sono campione d'Italia dei professionisti, dei massimi leggeri. E andavo veramente forte, mi sembrava ero ben quotato anche a livello internazionale. E purtroppo la mia vita ha avuto veramente tanta roba, mi prendevano per matto, però. In che senso? C'è stato tanti alti e bassi, tanti dolori. È morta mia sorella di overdose, mi ha stravolto tutto. Mi ha stravolto tutto perché dopo non riuscivo più a combattere, non mi rendevo conto. La mia testa non funzionava più io ho chiuso la carriera. L'ho chiusa combattendo in Germania con un certo Marco Huck, che poi è diventato campione europeo per il titolo europeo. Io ero sfidante titolo europeo. E là, mi ha chiuso la carriera, sono stato fermo 4 anni, che non sapevo più dove ero. Però là, quella là, la mia prima grande caduta è stata quella. Dopo ne ho avuto altre, però quella là è stata la mia prima grande caduta, perché là veramente toccato il fondo, ho cominciato a cercare Dio e mi ha stravolto tutto. Dopo il cammino, dopo un anno nel titolo europeo, mi stavo perdendo tutto, crisi con la donna della madre dei miei figli, la donna della mia vita, che sta visto 5 figli, e là sono andato in crisi, sono scappato via. E dove vado? Sono andato fuori il cammino di Santiago. E ci credete o no, ma la testa e la torre hanno cominciato a funzionare sempre meglio, è andato sempre pian piano, mi sono ripreso la mia vita. Sono tornato da Santiago, mi sono letto e riletto la Bibbia, tutta quanta, dal cima a fondo, non mi era mai successo, non ero neanche un uomo di fede, ero tutt'altro. Però cavolo, funziona, da un po' alla volta mi sono... sì, questi li ho fatti dopo il cammino, ero sempre un pugile professionista che menavo forte. Sono tornato sul ring dopo 4 anni d'assenza, tipo era successo qualcosa di simile a Tyson, a Cassius Clay, non mi metto in paragone con loro, però i pesi sono quelli, però sì, i pesi sono quelli, però insomma sono andato in crisi 4 anni di fermo, torno sul ring, torno campione perché c'ero, insomma, è come andare in bicicletta, insomma, no? 32 anni, dopo 4 anni di fermo, torno, che faccio tutto altro, torno sul ring con la fede, torno campione d'Italia, è la prima difesa del titolo, però Dio aveva altri progetti, secondo me, li abbiamo visti dopo. Dio aveva altri progetti perché è la prima difesa del titolo, perdo ai punti, malamente, il titolo che secondo me non meritava la sconfitta, però è andata così. E dopo 3 giorni, per caso, i Topolini, stabilimento balneare qua a Trieste, erano in mano ai Bulletti, e allora scrivo dopo i 3 giorni fatidici, che sono sempre nella Bibbia, 3 giorni, scrivo, se vede che non sono più un gran cap alla box, adesso vado là ai Topolini a liberarli dai bulli, ed era il mio primo messaggio politico, e là, senza volere sono diventato un personaggio politico, perché... ho visto che la gente ascoltava un ex campione di box, che insomma un duro, una figura diversa. Dopo sono stato eletto, ma io lascio la polida da box, dopo figli. Una cosa c'è da dire, quando sono tornato campione dopo anni è stata una cosa incredibile. Noi la sera là concepiamo il nostro terzo figlio, lo chiamano Gesù, frutto della fede e dell'amore ritrovata. Inizio a far politica, e dopo sono consigliere comunale, torno di nuovo campione per la terza volta, campione d'Italia dei pesi massimi, per la terza volta non è tanti che hanno fatto, però da consigliere comunale poi credo che sono l'unico che non c'è mai stato un politico che in attività politica era anche un campione di box. Tanti pugili dopo se ne erano politici, ma nessuno durante. Però è successo qualcosa di incredibile e questo mi ha cambiato tutto. Questo figlio che abbiamo chiamato Jesus
nel frattempo avevamo già concepito la quarta figlia, aveva dei problemi di salute, non sapevamo quanto gravi che erano. Concepito che io ero l'uomo più forte d'Italia, mia moglie faceva gare di corsa, e mi danno una settimana prima della difesa del titolo, mi danno la diagnosi che Gesù ha una malattia genetica rara che non portiamo né io né mia moglie, una mutazione ex novo che ha portato a una disabilità gravissima. Domando Fabio. Mi ha distrutto. Poi tu sei stato anche, diciamo, lavoravi come facchino in porto. Ah, ho sempre fatto il porto, no, io sono sempre fatto il portuale. Tu hai una storia da raccontare soprattutto. Mi dividevo il settore del porto a 18 anni, mi dividevo fra la box e la politica, sono riuscito la politica. E ti hanno licenziato, giusto? Sì. Mi hanno licenziato? Mi hanno licenziato perché scioperavo, No, guarda, l'ultima cosa che ci devo dire, guarda, perché veramente per me mi ha stravolto tutto. Quando mi hanno dato la diagnosi, 3 giorni prima della difesa del titolo, veramente, pochi giorni prima, l'ho distrutto, parlo il titolo, vabbè, chi se ne frega. Quello che è successo, io dopo, veramente, mi sento distrutto, ero perseguitato, ovviamente la fede per me era diventata veramente reale con questa croce enorme di questo figlio disabile, di nome Gesù. Andavo, io... ho distrutto le ore, ho detto basta, non ce la faccio più, adesso scappo via, non torno mai più in Italia, non riesco a sopportare questa croce, è troppo grande, non posso sopportarla, una croce più grande come un figlio disabile. E succede, qua ero in Polonia, e succede che... vado, scappo via, arrivo a Lourdes. A Lourdes, certi posti, tornato da Lourdes, io comincio ad andare a messa ogni giorno a fare la cosa facevo, ero distrutto, non potevo sopportare questo dolore di questo figlio, però Gesù ti aiuta a portare la croce. Fabio, aspetta, ancora una cosa. E dopo qualche giorno mi hanno chiuso le chiese che si poteva ancora andare al bar, io andavo a messa ogni giorno, che è iniziata la farsa pandemia, ho detto per me è stata come una missione. Fabio, adesso programmi i produttori, torniamo sul ring, come si sviluppa la tua carriera sportiva? Allora, adesso un po' di tempo, così mi alleno un po', sto facendo le visite, mi piacerebbe tornare sul ring, fare ancora qualche mezzo, comunque se sto bene, ormai ho passato gli anni buoni, però io ero campione d'Italia dei pesi massimi fino a non molto tempo prima che inizi la falsa pandemia. Allora, su questo sacco qua, ci mostri i ganci tuoi? Grazie Fabio. Ed ora, sperando che la trasmissione vi sia piaciuta, una breve comunicazione. Cari amici dell'Alister, sono qui per dirvi oggi qualcosa di importante. Sono Ornella Bonetta, la conduttrice insieme ad altre persone di Ascolto e Parola e di RDT Radio Station. Volevo dirvi che l'Alister è un'associazione militante, vuol dire cioè che combatte sul campo, lotta con le manifestazioni, con i cortei, con le conferenze pubbliche, che fa noleggiando appositamente delle sale dove poi può ricevervi. Quindi l'Alister chiede il vostro aiuto attraverso le quote associative, e chi avesse già versato le quote associative, che come sapete sono di soli 10 euro all'anno, potrebbe fare ulteriori donazioni sull'IBAN che vedete qua sotto sovraimpresso. Un altro aiuto ancora vi chiediamo, ma di tipo diverso. Vi chiediamo di diffondere i nostri video il più possibile sui social e chat che frequentate voi, in modo da estendere il più possibile l'area in cui arriva la nostra voce. Vi ringrazio molto per il vostro sostegno e sono certa che capirete quanto noi dell'Alister ci impegniamo per essere fedeli ai nostri e ai vostri ideali. Con il vostro aiuto ci riusciremo ancora meglio. Grazie.